tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda la collaborazione che faremo ogni settimana il martedì. Segnatevi tutti il martedì, il gruppo di cui ne faccio parte, le Makeup Angel. Ogni settimana vi proponiamo un trucco, una collaborazione di noi tre. Quindi ovviamente vi metterò il link sia di Fabiana che di Elisabetta. Elisabetta è Betty82, sia qui che su Instagram, quindi seguitela anche su Instagram. La stessa cosa vale per Fabiana. Fabiana sul canale è Fabiana Lizzi e anche su Instagram. Quindi cercatele e mettete il segui perché sono delle persone splendide e mettono sempre delle cose particolari, specialmente... Elisabetta fa anche dei make-up alle persone, quindi fa anche le ciglia, quindi ho visto vari lavoretti che sta facendo lei. Per questa settimana abbiamo deciso di fare una collaborazione per quanto riguarda una palette di Urban Decay, che sarebbe questa, la Naked Smoky. Io e Fabiana abbiamo, se non mi sbaglio, l'originale e Elisabetta ha il dupe. Quindi ci è venuto questo titolo un po' particolare, che è Naked vs. Revolution. Invertendo le palette cambierà il risultato? e quindi ovviamente vedremo se cambierà questo risultato oppure no. Quindi io direi di iniziare subito il video, così ci avvantaggiamo. Allora, oggi voglio mettere... se magari... No, vabbè, metto un balsamo labbra per ammorbidire un pochettino le labbra, che ce l'ho screpolato, ho anche il naso screpolato e tutto. Questo freddo proprio. Poi andiamo a mettere il correttore. Andrò a mettere questo qui della Revolution. Non so se mettere la parte opacizzata oppure no. Non lo so. Certe volte mi vengono questi dubbi. La metto o non la metto? La metto o non la metto? Però poi ho paura che il make-up non mi viene bene come vorrei. E quindi non lo so. Mi è spuntata questa cosa qua piccolissima, ma non so cosa sia. E la vecchiaia? Ditemi, è la vecchiaia? Oltre a questo ci sarà anche un altro video in collaborazione, però con il gruppo di Telegram, dove ci sono altre youtuber, che non siamo, diciamo, noi tre, che verrà pubblicato il 20... Oddio, non mi ricordo. Comunque, metto la parte... opacizzo l'occhio soltanto nella palpebra fissa. Quindi vi stavo dicendo che ci sarà un altro video in collaborazione, e lì vedrete delle cose veramente particolari, e specialmente per quanto riguarda questo periodo. Sapete tutti che noi facciamo dei video in collaborazione mensilmente, e quindi vedrete cosa abbiamo combinato. Invece, come vi ho detto poco fa, per quanto riguarda le Makeup Angel faremo un video al settimana, quindi il martedì. Ve lo segnate, ve lo mettete, che lo dovete subito vedere. Ovviamente martedì alle 3 ci sarà questo video in collaborazione. Allora, andiamo a utilizzare la palettina. Allora, come sempre, io mi faccio un'idea super giù di quello che voglio fare, ma ovviamente arrivato a un certo punto non so che cacchio fare. Allora, che facciamo? Che facciamo? Io guardo qua perché c'ho la televisione, non, per non guardare là guardo qua, qua. Sto rincretinendo. Allora, a me piace di più il viola, quindi userei una base di viola. Però come inizio utilizzerò Password, che sarebbe questo qui, e poi vediamo di utilizzare anche Smolder. Belli anche il nome. Io questa palettina l'ho utilizzata pochissimo,
io ho quasi tutte le Naked, sì, la 1, la 2, la 3 e la Smoky e poi la Naked Basic 2. Quindi, se qualcuno vuole fare un video, sto scherzando. No, io ho preso queste palettine perché mi piacciono tantissimo. Io la 1 l'ho utilizzata veramente tanto e mi ci trovo veramente, veramente bene. Ma perché sono delle palettine ottime, spolvero un pochettino, ma non vi preoccupate. Prima, come sempre, tamponiamo, invece io già stavo sbagliando. E poi sfumiamo. Questo colore mi piace. Io ogni volta mi faccio un su per giù guardando la palettina, penso, vabbè, farò così, così, così e poi faccio tutt'altro. Cioè, è una cosa che non lo so, non è una volontà mia. Mi costringono. Non lo so, voi andate a braccio, vi mettete. Io ad esempio certe volte faccio dei video che guardo tipo delle americane che io non ho capito perché, ma molte italiane, io guarderei benissimo i video delle ragazze italiane, ragazze o ragazzi, ma ne fanno pochi, ma pochi. Invece le americane, spagnole, ne fanno molto di più e infatti ti puoi anche sbizzarrire in quello che fanno, perché hai più scelta. E quindi certe volte mi capita, tipo se devo andare da qualche parte, utilizzo questi video e vado, diciamo, sbirciando e su per giù mi faccio un'idea su cosa voglio fare e lo faccio. Adesso andremo a mettere su tutto l'occhio, io vorrei mettere Smolder, questo viola. Proprio su tutto l'occhio, io la palettina è un po' pesante, ma vediamo com'è. Ricordatevi che non abbiamo messo la cipria, nel senso non abbiamo messo niente nella base, solo il correttore. Io vado con i colori scuri, ogni volta va a finire sempre così. Va a finire, non si Giuliano, va a finire sempre così. L'altra volta stavo parlando con Fabiana su alcune cose e gli avevo scritto una frase in siciliano. Lei mi fa cosa? E gli ho detto vai da Laura e te la fai tradurre. Mi diverto perché Laura è anche siciliana, quindi la prendiamo ogni volta e la stuzzichiamo, quindi. Laura è, diciamo, la nostra capogruppo per quanto riguarda il gruppo di Telegram. Ci ha fatto anche complimenti per quanto riguarda il video che è andato benissimo, quello riguardo Giulia Cova. È rimasta molto molto contenta di tutto ciò e quindi sono soddisfazione, ragazzi, soddisfazione sono. Io lo sfumo. Allora, per quanto riguarda il centro della palpebra, io voglio mettere questo qui dorato che è Dirty Sweet. Se non si chiude la palettina è meglio ancora. Questo qua, il secondo, perché vedo che ha un accenno di doratino, non lo so. Lo mettiamo proprio al centro. Così. Facciamo così, andiamo a fare la base. E poi finiamo il make-up, quindi ci vediamo dopo. Allora, ho appena messo il fondotinta e la cipria che devo ancora un po' settare. Allora, ho un fondotinta che non mi piace, ma non vi spoilerò niente perché poi ci sarà un video a parte. Ho messo già la cipria e tutto. Adesso devo mettere qualcosa sotto l'arcata sopraccigliare e metterò questo qui, questo panna qui. Vediamo.
metterò questo panna sotto l'arcata sopraccigliare. Non metto un colore chiaro chiaro perché preferisco mettere questo perché mi piace di più come effetto. E poi sfumo il tutto mettendone anche un pezzettino, cioè toccandolo un pochettino così con la punta del pennello, sbattendo l'eccesso, c'è un bello, aspettate, e sfumando i bordi perché mi serve per sfumare i bordi. Non mi piacciono i bordi troppo allineati e quindi adesso andiamo a fare la parte di sotto e utilizziamo il viola, cioè quello che ho utilizzato per tutta la palpebra, e lo metto con il pennellino, questo qui della palettina stessa. Quindi andiamo a combaciare i due colori. A me ad esempio piace metterlo fino a metà occhio, non lo so, voi fate la stessa cosa? Fino a metà, dove diciamo ci sono le ciglia. Yes, vorrei qualcosa di più. No, vabbè, nella parte interna dell'occhio come illuminante, perché già è abbastanza. Metterò il primo colore e lo porto fino alla prima parte. Direi che va bene, no? Che dite? Che dite? Che dite? A me piace. Abbastanza scuro. Io inizio ogni volta facendo dei trucchi normale e poi finisco con dei trucchi abbastanza elaborati. Sempre così va a finire. Allora, andiamo a mettere il mascara. E credo che metterò anche una matita nera all'interno dell'occhio. Voi che ne dite? A me piace tantissimo quando c'è la matita nera dentro l'occhio. Allora, ho comprato queste due, sono tutte e due della Kiko, che poi vedete online nel video, metterò Party All Night della Kiko, vediamo come si comporta questa matita. Sapete tutti che a me dentro l'occhio non tiene niente. Non ho capito il perché. Prima invece teneva. Guardate la differenza. Guardate la differenza. Guardate la differenza di quest'occhio con la matita e quest'occhio senza matita. E voilà! Il geso fa. Andiamo a fare l'altra. E voilà! Tutti e due con la rima nera. Nera, 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 come la pesce. Allora, andiamo a mettere i blush. Come blush voglio mettere uno che poi vedrete in qualche video. Che cos'è che vi muovete qua? Ah, è senza calamita questa. A posto siamo. Allora la vado a rimettere dove era prima. Allora, come no? Allora questa non la metto perché se mi cade mi viene da piangere. Allora, io direi di andare a mettere un blush di Wycon, questo qui della Marble, no, della Mermaid Cheese, questo qui. È un, che sta, si muove, no, che è un blush che a me piace tantissimo ed è questo colore qui, come si chiama? Mi piace tantissimo. Sapete tutti, sorriso finto. Sapete tutti che il mio colore preferito è malva per quanto riguarda rossetti, blush. Allora, ovviamente, avendo degli occhi abbastanza importanti,
non possiamo accentuare tantissimo tutto il resto del make-up perché sennò stona è una cosa esagerata. No, non sembrerebbe carino, sinceramente. Perlomeno per me, per i miei canoni. Poi sapete che io sto andando a prendere il caffè da mia mamma. Ogni volta che vado e ho dei trucchi così tipo un po' esagerati, mia mamma fa: dove stai andando? Sono venuta qua. Così combinata? Sarebbe così combinata? E io sì, mamma. Mio padre mi guarda e mi sta zitto. Allora, così, una cosa così, lieve, 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 lieve. È semplicissimo, non so se si vede. Cioè, riuscirete a vederlo di là? Aspettate, ce la metto un pochettino. Perché? Allora, io qui lo vedo, però, boh, vedo che voi non vedete. Voglio qualcosa più. Io perlomeno qua lo vedo, è anche un bel po'. Quindi basta. Prima che sembra una lampadina. E poi voglio mettere questo qui della Essence come illuminante. Non metto spray perché, vi ripeto, sto andando a casa di mia mamma. Non mi va. Quindi mettiamo un po' di illuminaggi. Sembra un po' bianco a confronto al. Non mi piace molto. Metterò. Dov'è? Questo qui con un po' doratino. Della Wet n Wild. Questo. Perché è un po' dorato. Quindi la devo smorzare con il make-up che ho fatto. Non ci sta molto. Anche voi fate così? Mettete una cosa poi ne mettete un'altra. Ok, questo sì, ci sta. Questo ci sta, ci sta. Silenzio. Allora, adesso ho peli dappertutto. Vado a togliere questa parte di. Vedete? Non so se si vede, si raccimola tutta qui la parte del fondotinta. Io poi con la salviettina lo pulisco. Perché ogni volta io poi mi vedo tipo questa parte con con tutto il fondotinta. Perché poi avendo una pelle secca. Nelle sopracciglia ovviamente c'è tutta la pelle screpolata. Se non vengono sistemate è un effetto abbastanza brutto e sinceramente non mi piace. Allora, questo lo teniamo qua a vista, sennò qua dove ci sono le matite. Allora, adesso andiamo a mettere una combo che è di MAC. Vedrete questo acquisto dopo. E la matita Soar con il rossetto Soar, quindi tutto Soar. Io è quella che è cacà. La dita scivola benissimo. Vedete? Se metto le labbra in questa posizione riesco a farle dritte. Sono dritte. Sono dritte. La mia fobia sono le labbra. Allora, questo colore mi piace tantissimo. Allora, sapete tutti che noi abbiamo le labbra asimmetriche, giusto? Un lato più alto, un lato più basso. A me è una cosa che rode. Rode tantissimo. Mettiamo Soar sulle labbra. Bellissimo, Soar è stupendo, stupendo. Allora, ragazzi, il make-up è finito.
A me è piaciuto tantissimo, vi dico due paroline per questa palettina. A me piace, se dovete fare dei trucchi tipo smoky ovviamente, è una palettina molto molto bella. Abbiamo sia la parte diciamo chiara che qualche ombrettino scuro, non abbiamo il nero ma chi se ne. Come vedete la parte scura io l'ho fatta con il Black Market, che è un nero che dà sul grigio canna di fucile. Mi piace tantissimo, si sono sfumati benissimo, l'applicazione è andata bene, alla perfezione, anche sotto l'occhio vedete io non ho fallout, non ho niente, quindi ottima, ottima veramente. Quindi sì, ve la consiglio perché mi piace tantissimo e i colori mi piacciono sia quelli shimmer che quelli matte, quindi per me è ottima. La stessa identica cosa per quanto riguarda il pennellino, sia l'applicazione... Sia l'applicazione sia la sfumatura per quanto riguarda l'ombretto è andata benissimo, anche per la parte piccolina, per la parte questa qua piccolina, perché ho applicato l'ombretto qui nella rima ciliare sotto, è andata benissimo. Io ad esempio lo utilizzerei anche per qualsiasi cosa, cioè andare fuori a cena per farsi una passeggiata, cioè a me piace, ci andrei anche a fare la spesa, soltanto che a me secca fare la spesa, quindi non ci vado. Niente, che dirvi, allora io e i miei capelli pazzi abbiamo finito. Ovviamente, ovviamente vi ricordo, vediamo se ce la siete attenti, catena. Ovviamente vi ricordo che questo video è in collaborazione con le due fanciulle, quindi dovete andare sia da Fabiana che da Elisabetta perché hanno fatto altri due make-up per quanto riguarda questa palettina. Se vi è piaciuto ovviamente questa tipologia di video, mettete un pollice in su così ne faremo altri perché abbiamo un bel po' di palettine da utilizzare e essendo anche delle make-up addict abbiamo un bel po' di cose in comune, quindi abbiamo un sacco di palettine che possiamo fare dei make-up particolari, nel senso io ne faccio uno, Fabiana un altro, Elisabetta un altro, perché abbiamo tecniche diverse. Viso diverso e voglia di colorarci in modo diverso, quindi vedrete queste diversità sugli occhi o sul viso, dipende come cosa faranno e ovviamente ci possiamo sbizzarrire nel farvi vedere delle cose nuove. Spero che questa idea vi piaccia. Ovviamente noi ci vediamo ogni martedì per quanto riguarda le Makeup Angel. E il martedì, giovedì e sabato per quanto riguarda i miei video sul canale. Ho scelto questi 3 giorni così vi faccio uscire i video già programmati perché ho fatto un sacco di acquisti e piano piano ve li devo far vedere perché sennò o ve li faccio vedere e li sistemo per quanto riguarda il mio armadio, per quanto riguarda la mia postazione, oppure la mia famiglia mi butta fuori di casa. Quindi decidete voi cosa devo fare. Non so più cosa fare, sinceramente. Niente, ragazzi, io per questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, sfollicciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!